Buongiorno ai nostri telespettatori, ben trovati a Buongiorno con noi, giovedì 22 febbraio, insieme anche oggi per darvi le notizie del primo mattino. Uno sguardo come sempre ai giornali in edicola oggi con i fatti d'attualità nazionali e poi ovviamente la cronaca locale da Lucca, dalla Valle del Serchio e dalla Versilia. Come ogni mattina abbiamo ospiti in studio, vado allora a presentarvi l'ospite di questa mattina e do il buongiorno e il ben trovato nei nostri studi a Tiziana Rinaldi della Cattiva Compagnia. Buongiorno. Buongiorno Tiziana, grazie di essere qua con noi. Lo diciamo subito, stamani sei tornata a trovarci perché ormai è un'abitudine ogni anno, perché pochi giorni fa è stata presentata l'edizione 2018, che è la quarta, dico bene, certo, di Lucca Teatro Festival, questa grande rassegna che si rinnova nel suo impegno ogni anno e che anche quest'anno cercherà di coinvolgere soprattutto i giovani ma anche le famiglie. Quindi stamattina, tra una notizia e l'altra, perché insomma come sempre sai diamo uno sguardo anche a cosa scrivono i giornali a livello nazionale, ti dico subito che c'è tantissima politica perché mancano 10 giorni certo, neanche alla chiusura di questa campagna elettorale, quindi ci ritroveremo chiaramente anche a vedere che cosa dicono i grandi leader, ma appunto vorrei poi focalizzare l'attenzione su questa bella iniziativa. Partendo proprio da qua, così chi ci sta seguendo già man mano familiarizza anche per chi non la conoscesse, 15 eventi sono, no? Sono tutti concentrati su molti su eventi, due settimane. Sì, sì, spalmati su 2 settimane e sono spettacoli, sono incontri, laboratori, c'è un concorso artistico dove i ragazzi delle scuole hanno partecipato, quindi varie iniziative che si distribuiscono nei 15 giorni del festival, con varie collaborazioni, perché è un festival che è in collaborazione con il Teatro del Giglio e il Comune e la Provincia di Lucca, e non solo, perché anche il Comune di Porcari e il Comune di Capannori partecipano a questa iniziativa. Quindi Lucca Teatro Festival, però ecco, coinvolto un po', no, tutte le realtà teatrali, le maggiori, insomma, della Piana, sì, con Capannori. Noi stiamo cercando, diciamo, in questi anni di allargare e di coinvolgere sempre più. Abbiamo anche con Castelnuovo, insomma, aperto un dialogo già dall'anno scorso, quindi cerchiamo di riempire tutto il territorio, perché quello che facciamo appunto è rivolgerci ai giovani, ai ragazzi, e questo non è solo per Lucca Centro, ma è anche per tutta la provincia. Si parte questa domenica si subito? Si parte questa domenica subito all'auditorium di Porcari alle 17 con uno spettacolo appunto per le famiglie, perché da quest'anno, diciamo, la rassegna del Teatro delle Famiglie di Porcari è stata inserita dentro il festival, quindi si parte domenica con Ok Robot, uno spettacolo tra danza e teatro, molto delicato, molto anche poetico, e quindi è un'opportunità per le famiglie di fare un qualcosa con i figli, quindi il teatro per le famiglie nasce proprio con questo senso, per riuscire ad avvicinare i giovani ma anche gli adulti al teatro, perché guarda che il teatro per ragazzi a volte sorprende. Io mi sono trovata a parlare con molti adulti che hanno visto spettacoli per ragazzi e si sorprendono di quanti contenuti questi spettacoli portano. Certo, perché è molto diverso fare teatro per ragazzi dal teatro adulti, perché l'adulto poi prende e a volte, insomma, misura anche il suo gradimento. I per bambini, ragazzi intendete, ecco, per bambini proprio, bambini adolescenti e ragazzi. Sono il teatro per le famiglie è di trasversale, esatto, ovvio. Poi ci sono spettacoli proprio per fasce di età, perché ogni età giustamente necessita di un suo linguaggio, no, per certo, arrivare ai bambini. Man mano poi ci racconterai, sì, anche come è stato strutturato, insomma, perché ci sono anche delle novità che vogliamo raccontare, anche per incuriosire chi ci sta seguendo e per chi magari non ha tanta familiarità con il teatro, perché insomma c'è anche chi magari non ha l'abitudine di andare, ma potrebbe essere un'ottima occasione, come con no, o senza bambini, ragazzi, insomma, in realtà penso l'invito sia, no, esteso certo, a tutti quanti. No? Allora, veniamo ai giornali, così man mano vediamo anche le notizie di oggi. Ecco il Corriere della Sera, ecco qua che ve lo mostro. Chiaramente l'apertura è sulla politica, lo dicevo poco fa. Violenza politica in vista del voto. Ora giù i toni, appello del Viminale, centri sociali due fermi. Si fa un po' una sintesi dei fatti delle ultime 24 ore. La violenza irrompe nella campagna elettorale. A Palermo fermati due antagonisti, irruzione di Forza Nuova alla 7, accoltellamento a Perugia. Preoccupazione al Viminale, al Ministero degli Interni, per la marcia antirazzista dell'Ampi a Roma e il corteo di Forza Nuova
a Palermo. Do subito uno sguardo alle pagine interne, poi torniamo sulla prima, perché le pagine interne, le prime due, sono proprio dedicate in primo piano a tutta questa ondata di scontri a distanza, ma purtroppo a volte anche a contatto diretto, tra gruppi neofascisti e altri gruppi antifascisti. Le aggressioni, i blitz e gli arresti, urne più vicine, cresce la violenza. A Palermo fermati i due antagonisti, appunto, e poi le altre notizie che abbiamo letto nel riassunto in prima. E poi a pagina 3, 70 episodi in un mese e mezzo, e ora tre cortei allarmano il Viminale. Giù i toni e l'appello del ministro Minniti, che avverte anche sul rischio delle mafie, tirando fuori ovviamente un argomento che è passato forse in secondo piano in queste ore. E poi a pagina 5 le analisi, il ritorno degli estremismi, scuola, occupazione e disagio sociale, il terreno di scontro tra antagonisti e gruppi di destra, e ci sono i vari fronti, i vari episodi che vengono riproposti. Insomma, una campagna elettorale che ha preso questa piega, ormai sembra arrivare fino in fondo, con scontri tra, appunto, questo termine, neofascismi, che ormai è tutti i giorni sul giornale, e antifascisti, che però talvolta accendono i toni, no? Forse altrettanto. Beh, è una situazione preoccupante, perché si va a uno scontro sociale, poi. Non è una bella situazione, non mi piace. Non era questa forse la campagna elettorale che ci si aspettava? No, c'è chi dice che forse non è meglio utile entrare in temi non, più concreti. Non è utile, esatto, non è utile, ecco, andare allo scontro, lo scontro non porta a niente. Vedremo, ovviamente ci sono anche poi le dichiarazioni di tutti i leader dei partiti che hanno preso varie posizioni su tutti questi temi. Tornando sulla prima del Corriere, l'avete vista e notata sicuramente, la foto che segnala la nuova vittoria azzurra alle Olimpiadi invernali in Corea. Goggia, prima italiana a vincere la discesa, il mondo di Sofia è d'oro. Sofia Goggia, 25 anni, di Bergamo, festeggia dopo aver vinto la medaglia d'oro nella discesa libera. Arriva ancora dalle donne l'oro all'Olimpiade invernale. Sofia Goggia trionfa nella discesa libera. Per l'Italia nella specialità c'è solo il precedente di Zeno Colò nel 52 ai giochi di Oslo, solo terza la fuoriclasse americana Lindsay Vonn. E poi ancora per di spalla vedete altre notizie che sono ancora di politica, elettori all'estero, gli scandali e il rischio brogli, la consulta che dice no al ricorso. E poi si parla anche del caso della Imbraco, operazioni investitori per la Imbraco contro i licenziamenti, e il ministro dello sviluppo economico Calenda, che va a Bruxelles, si rivolge direttamente all'Unione Europea per cercare di fermare questo licenziamento di massa, si parla di 500 lavoratori. E poi ancora un tema che interessa l'Italia e in particolare Milano, Tajani, il caso EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco, dateci tutte le carte, lettera Juncker del Presidente del Parlamento Europeo, l'italiano Antonio Tajani, e appunto si riaccende una piccola speranza di portare la sede dell'agenzia da Londra a Milano anziché ad Amsterdam. Allora, questi un po' i fatti sul Corriere, poi torneremo più avanti a vedere che cosa scrivono gli altri quotidiani. Torniamo invece a parlare di teatro. Questi incontri con le famiglie, su cosa verteranno, cioè gli spettacoli per le famiglie, su che cosa andranno? Ti spiego, sì. Allora, ci sono tre appuntamenti all'auditorium da Vincenzo da Massa di Porcari, dove appunto iniziamo domenica con Eoc Robot, che è c'è danza, come ti dicevo, e è uno spaccato su un ipotetico, diciamo, mondo dove è popolato da robot, e lì, ecco, si sviluppa questa storia che è molto poetica. Poi la domenica successiva, che è il 4 di marzo, ci sarà uno spettacolo con burattini e attori, dove si intitola Somari, questo sempre al 17, sono gli appuntamenti della domenica a Porcari. Anche lì è molto divertente, io l'ho visto perché, sai, noi nella scelta degli spettacoli, appena finisce il festival iniziamo ad andare negli altri festival. Per organizzarci, certo. Per cercare anche, insomma, cerchiamo di portare il meglio, no, del panorama nazionale. E quindi io l'ho visto e devo dire che mi sono divertita tantissimo, quindi è sì per bambini, ma quasi quasi è quasi più per adulti, no? Perché chiaramente come adulto io ci colgo alcune cose che magari il bambino non coglie. E l'ultimo poi spettacolo, sempre lì a Porcari, che invece è l'11 marzo, è La Bella e la Bestia, quindi il classico, diciamo, della fiaba, no? Che è anche proprio l'evento
solito formato famiglia, insomma. Esatto. Però c'è un altro evento, sempre per il Teatro delle Famiglie, che invece si svolgerà al Teatro San Girolamo a Lucca, sabato 10 marzo. Che è la storia del rock, volume 2. Perché volume 2? Perché già l'anno scorso noi abbiamo avuto sempre i Flexus, che appunto ci raccontano la storia del rock, con la prima parte dove raccontavano gli anni 50 e 60. Quest'anno invece ci raccontano gli anni 70 e chiaramente suonano dal vivo, quindi ci sono tre musicisti bravissimi che suonano sul palco, che ci raccontano, ci sono filmati. Insomma, chi è venuto l'anno scorso è rimasto molto aggradito, insomma, quindi, questo spettacolo. Quindi proseguirà, insomma, questo viaggio nella storia, musica. Però molto interessante nella musica, perché appunto viene suonata, raccontata, immagino anche spiegata a chi forse no, quegli anni non li ha vissuti o non certo, li conosce così bene. Esatto, infatti è molto trasversale proprio questo spettacolo, no? Perché è certo rivolto ai giovani, ma anche chi, insomma, quegli anni li ha vissuti, è una cosa piacevole riascoltare, no? Certe musiche e magari anche conoscere aneddoti che uno non sapeva. Quindi questo è un po' il filo conduttore, nel senso voler parlare con diversi linguaggi a varie generazioni. Esatto, sì. È un po' questa la nostra mission, diciamo. E poi abbiamo anche, così man mano andiamo ad anticipare qualcosa, c'è anche tutta una serie di incontri veri e propri. Ci sono incontri e poi ti parlerò, insomma, abbiamo un incontro molto speciale quest'anno, perché abbiamo sempre cercato negli anni passati di invitare ospiti che appunto avessero un ritorno trasversale, cioè arrivassero un po' a parlare a tutti. Il primo anno avevamo Stefano Benni, poi abbiamo avuto Albanese, Antonio Albanese, l'altro attore, sì. E poi l'anno scorso c'era la Braschi, Katia Beni, quest'anno come apertura, diciamo come inizio di Aspettando il Festival abbiamo avuto a Porcari Cornacchione, quest'anno però ecco Vuoi aspettare a dirmi? Allora facciamo così, ci fermiamo per una breve pausa, poi tanto continueremo a dare uno sguardo anche ai fatti di oggi e poi verremo anche a parlare degli ospiti e dell'ospite in particolare di quest'anno. Allora ci fermiamo per pochi istanti, tra poco riprendiamo ancora insieme a Buongiorno con noi, a tra pochissimi. Ben ritrovati ancora insieme a Buongiorno con noi, in studio insieme abbiamo Tiziana Rinaldi della Cattiva Compagnia, che già ci ha portato a scoprire un po' le novità di questa edizione del Lucca Teatro Festival, rivolto ai giovani, ai ragazzi, ai bambini e alle famiglie in generale, agli adulti. Allora io riprenderei intanto dando uno sguardo a altri quotidiani, guardiamo il QN, Quotidiano Nazionale, siamo sulla prima della Nazione e i fatti in primo piano e chiaramente la questione, insomma, della violenza che fa eruzione nella campagna elettorale ha apre anche il Quotidiano Nazionale. L'odio nell'urna è il titolo, molto efficace dobbiamo dire, violenza politica, il leader di Forza Nuova Pestato, fermati i due antagonisti, accusa di tentato omicidio, a Perugia ha coltellato un attivista di Potere al Popolo, insomma stessa identica sintesi dei fatti delle ultime ore. E poi qua di spalla la lezione di Emma Bonino, fermare la violenza, l'Europa è il mio faro, intervista alla Bonino che è in campo, insomma una delle leader rivelazione di questa campagna elettorale. E poi in alto invece, cronaca lucchese, vedremo anche nella cronaca regionale, è arrivato il caso dell'ex assessore Chiari, ex assessore di Lucca, prosciolto, era stato in carcere per molti giorni, ora risarcitemi con 6 milioni di euro, vedremo tra poco i dettagli. E poi in basso ovviamente non può mancare la bella notizia per lo sport italiano, il trionfo della Goggia ai giochi, l'oro di Sofia è nella storia, è la regina della discesa, mai nessuna come lei. Le pagine interne. Le prime sono, proprio come era sul Corriere, sullo stesso tema e anche su questa foto del leader di Forza Nuova che è stato colpito, raid contro Forza Nuova, due fermi, tentato omicidio, violenza a Palermo, comando dei centri sociali, l'irruzione in TV che abbiamo letto anche poco fa, i neofascisti contro la 7, il conduttore Giovanni Floris, volevano intervenire in diretta, lo abbiamo impedito. E poi c'è anche questa analisi
che arriva da un intellettuale molto apprezzato e anche ben in vista, da Cacciari, tutta colpa dei politici incapaci, l'accusa di Cacciari, dibattito inconcludente sul fascismo, slogan nuovi, hanno perso tutti il contatto con il paese, linguaggio esasperato dal tema immigrazione, insomma una piega che ha preso questo dibattito pubblico, lo dicevamo insieme anche poco fa. E poi l'altra storia, Palermo era il primo capoluogo di questa vicenda, ma anche Perugia, Rissa, feriti due militanti di Potere al Popolo, botte fra sinistra e Casa Pound. Ma poi qua ci sono tutti gli altri casi, vedete che la Nazione riepiloga delle ultime settimane, il blitz appunto contro Floris, gli scontri a Bologna, la Meloni contestata a Livorno, il carabiniere pestato a Piacenza, i fatti di Macerata che purtroppo conosciamo tutti molto bene. E poi l'intervista da vicino a Emma Bonino, la linea rossa, isolare violenti, imbarbarimento inaccettabile, dice la leader di Più Europa, governo europeista contro i nazionalisti, la vedete a pagina 5 con tutte quante le sue dichiarazioni sul tema. Poi vedremo anche, come detto, anche il caso lucchese dell'ex assessore e ci avvicineremo piano piano ai fatti di casa nostra. Allora, veniamo a noi, perché ci ha lasciato con la curiosità di sapere quali sono gli ospiti, ma in particolare insomma il nome su cui puntate più quest'anno. Quest'anno, appunto, come ti dicevo, è un ospite veramente particolare, in quanto è un'oca. Quindi più particolare di più così, particolare però così, un'oca speciale. Insomma, è un'oca speciale, esatto. È un'oca che, diciamo, grazie alla sua disavventura sta parlando ai, non per voce sua, ma per voce, diciamo, del suo salvatore, con la voce del suo salvatore, ai giovani, ai bambini, ai ragazzi che si trovano in difficoltà. Perché cosa è successo? Questa oca, che è un oca maschio, che si chiama Ottorino, Ottorino, di razza Tolosa, praticamente ha, nel suo pollaio, insomma, nel suo dove abitava, ha lottato contro una volpe per salvare le altre sue compagne e nella lotta con la volpe ha perso una parte di becco. Chiaramente non avendo il becco non avrebbe potuto mangiare, insomma sarebbe andata sicuramente a morte certa. E questo veterinario di Firenze, che si chiama il dottor Briganti, che è proprio specializzato nella ricostruzione di protesi per animali, gli ha ricostruito un becco di rame, ecco da qui becco di rame, Ottorino becco di rame. Da questa storia lui ne ha tratto un libro, il libro poi è stato messo in scena, infatti abbiamo anche lo spettacolo nella stessa mattina dove avremo ospite Ottorino, che è il 9 di marzo, venerdì 9 marzo, la mattina al Teatro del Giglio ci sarà appunto lo spettacolo becco di rame. E alla fine dello spettacolo Ottorino salirà sul palcoscenico. Fa l'attore protagonista o no? No, non fa l'attore protagonista, li pretenderemo troppo, però diciamo fa la sua comparsata, la fa e si presenta appunto ai bambini che hanno partecipato alla visione dello spettacolo e ecco racconterà per voce del dottor Briganti la sua storia. Nel pomeriggio, in sala Tobino di Palazzo Ducale, in collaborazione con la provincia di Lucca, abbiamo organizzato l'evento, diciamo, aperto alla cittadinanza. Abbiamo già riscontrato, insomma, che ci sono scuole che vengono anche il pomeriggio a partecipare a questo evento, perché gli spettacoli, guarda, che sono al San Girolamo e al Teatro del Giglio sono già tutti sold out. Quindi quando hanno saputo anche di questa storia, molte scuole si sono subito attivate. Sì, volevano, ma ormai era già tutto pieno e allora, diciamo, l'evento del pomeriggio fa sì che chi è rimasto fuori una sorta di bis, può venire, sì, esatto, esatto. Quindi ecco, ci piaceva, insomma, questa idea quest'anno di puntare non tanto su una personalità che sì, ovviamente porta visibilità, ma andare celebrity, insomma, che magari porta più visibilità, però che fosse forte il messaggio. Tra esatto, l'altro, volevamo più andare visto, più verso. Non conosco lo spettacolo, insomma, è quello che è stato scritto poi da questa vicenda, però immagino sia un messaggio di inclusione, insomma, certo, che possa essere, certo, una metafora per quello che succede nella vita e anche di il dottor Briganti, per esempio, porta Ottorino negli ospedali, proprio dove ci sono bambini che stanno affrontando delle situazioni dolorose e anche pesanti, no, per un bambino, e li fa, diciamo, capire che c'è un dopo, si può andare avanti
ci sono tutte le soluzioni, ecco, non, la disabilità non è un impedimento, infatti Ottorino vive una vita normale, addirittura insomma, ha una compagna, ha avuto dei piccoli. Quindi insomma una vita regolare, insomma, anche per lui. Insomma, il messaggio è positivo. Un messaggio positivo, ecco. Che reazioni ci sono state dove è già stato portato questo, no, questa iniziativa? Ma ottimo, anche perché poi ormai Loca è abituata a essere anche accarezzata, che insomma Loche come si sa sono abbastanza aggressive, no? E invece no, è abituata a essere, diciamo, anche accarezzata dai bambini, quindi si è proprio, secondo me lo sente anche Loca, entra nella parte, lo sente che sta facendo qualcosa di buono per questi bambini, e quindi c'è molta attenzione, c'è, insomma, fa sempre il pieno. La data, ricordiamo quando sarà? È allora venerdì 9 marzo, okay, alle ore 17 in sala Tobino. Bene, allora intanto torno sui giornali perché volevo tornare sulla vicenda che hanno trattato anche a livello regionale, che arriva proprio da Lucca. La vado a cercare, eccolo qua, pagina 17 della Nazione di oggi, poi lo vediamo anche nell'inserto locale. La giustizia che sbaglia, Prosciotto chiede i danni ai magistrati, l'ex assessore di Lucca finito in carcere punta a ottenere 6 milioni di risarcimento. L'accusa: ho perso clienti, amici, la mia vita è stata ingiustamente devastata. 6 milioni e 400 mila euro esattamente la richiesta, la somma chiesta a titolo di risarcimento danni dall'ex assessore comunale di centrodestra Marco Chiari, geometra di 68 anni, che ha avviato una clamorosa causa civile nei confronti del PM e del GIP che nel giugno 2011 fecero scattare le manette ai suoi polsi per ipotesi di corruzione nei grandi progetti urbanistici del nuovo stadio e di un centro residenziale e commerciale. L'inchiesta, volpe nel deserto, lo vide finire in carcere, fu costretto a dimettersi e rimase quasi 5 anni sotto processo insieme ad altri funzionari, professionisti e al patron della società Valore di Prato, Giovanni Valentini. Oggi c'è questa rivalsa nei confronti della giustizia locale e ovviamente anche le parole, no, di forte amarezza dell'ex assessore. Allora, qua siamo sull'inserto locale di Lucca, della Nazione. La fotonotizia mostra queste belle signore, anziani in salute, weekend di visite gratuite per la terza e quarta età, intanto però chiude per un anno la RSA Santa Maria. Di spalla le altre notizie dalla cronaca: ladri in casa di 4 atlete, Jesam Lemura, via anche l'auto, rubati computer, tablet e oro, ennesimo SOS criminalità. A Porcari lanciavano pietre solo per divertimento, paura al parco giochi, inquietante episodio in Piazza Orsi che viene raccontato oggi. E poi appunto viene ripresa la notizia che riguarda proprio la cronaca lucchese: Chiari assolto, fa causa ai magistrati che lo misero in carcere, chiede questi 6 milioni. Allora, vediamo qua la notizia che leggevamo sulla prima pagina. Casa a riposo, un anno di stop alla RSA Villa Santa Maria, bando e lavori, trasloco in vista per tutti, 28 ospiti e incertezze per i 52 lavoratori. Capolinea al 30 giugno per la residenza per anziani Villa Santa Maria di Maggiano, 52 lavoratori, 28 ospiti, la proroga si ferma a quella data, le certezze pure. Ci sarà un bando di gara per la gestione 25ennale della struttura, ma l'esito è ancora tutto da vedere. Ci sarà un anno di stop per i lavori di ristrutturazione della RSA, dibattito sviluppato in Consiglio Comunale, presenti 40 lavoratrici appunto di Villa Santa Maria. E poi vediamo, qua si parla di rimborsi. Intanto chiedo alla regia se può preparare il servizio del nostro telegiornale di ieri proprio sui rimborsi GEAL, perché il tema è affrontato dalla Nazione di oggi che lo riprende. Rimborsi GEAL per 900 persone, 84 euro per famiglie in difficoltà, ne hanno beneficiato soprattutto a Sant'Anna, anche a San Vito e in centro. Il fondo sociale è aumentato da GEAL del 50%, ammonta a circa 75.000 euro. Per avere qualche dettaglio in più, allora, se è possibile, vediamo il servizio della nostra redazione dell'ultima edizione del TG Noi. Sono 900 le famiglie lucchesi in difficoltà economica che stanno iniziando a ricevere i rimborsi GEAL nella bolletta dell'acqua in spedizione in questi giorni. Il fondo annuale di aiuto aumentato dalla GEAL del 50% a partire dal 2016 per venire incontro alla crescita delle domande ammonta ad oltre 75.000 euro e i rimborsi sono assegnati grazie al bando lanciato dal Comune di Lucca lo scorso ottobre. Hanno avuto la possibilità di accedere al bonus acqua
i residenti con utenze domestiche nell'abitazione di residenza con ISEE fino a 17.000 euro. L'importo medio del rimborso è di 84 euro. Per i nuclei familiari fino a due componenti il contributo è di 60 euro. Sale a 75 per 3 e 4 componenti, a 85 per 5 e 6 componenti e 90 euro oltre i 6 componenti. La zona del comune dove ci sono state più richieste e assegnazioni è il quartiere di Sant'Anna, il più popoloso. Ma molte sono state le domande anche nel centro storico, a San Concordio, San Vito e Saltocchio. In totale, negli ultimi 4 anni, sono ammontati a 350.000 euro i rimborsi sulla bolletta dell'acqua ai lucchesi in disagio economico. I contributi sono stati tutti assegnati tramite bando e il fondo stanziato va a beneficio delle sole utenze domestiche, grazie a precise regole tariffarie che danno a GEAL la possibilità di accantonare ogni anno una cifra a sostegno degli utenti in difficoltà. E questo era il servizio del collega Egidio Conca. Allora ci fermiamo per pochi minuti di pausa, tra poco di nuovo insieme a Buongiorno con noi, con le notizie di oggi e a poi parlare di teatro. A tra pochissimo. Ancora buongiorno e ancora ben trovati a Buongiorno con noi. In studio Tiziana Rinaldi che torno a salutare. Abbiamo già parlato di alcune novità di questa edizione 2018 di Lucca Teatro Festival. Hai iniziato a parlarci anche dei vari laboratori, però ci sono anche vari temi che cercate di affrontare. Certo, infatti ti finivo un attimo sul discorso incontri, perché cerchiamo sempre insomma che il festival sia anche portatore di temi importanti che arrivino insomma a parlare e a far riflettere. Quindi anche quest'anno, oltre appunto a Ottorino, che porta insomma un tema importante, che è quello insomma di spiegare la disabilità ai bambini, ci sarà un incontro il 10 marzo, sempre lì in Sala Tobino alle 17, per parlare di dislessia, che è ancora un argomento, per come mi hanno insomma spiegato, ci sarà insomma l'associazione CREA, che è una nuova giovane associazione lucchese che si occupa proprio di questi di queste difficoltà che hanno i bambini, no? Non li chiamo disturbi perché infatti anche loro stanno molto attenti a come, come definire questa cosa, no? Però ecco, ci vuole più attenzione su questa problematica, proprio perché non è ancora ben capita. Molti insegnanti ancora, diciamo, forse non hanno ben chiaro le difficoltà che incontrano alcuni bambini che hanno queste particolarità, e quindi parlarne, ecco, abbiamo sentito proprio che c'è stato un forte riscontro, quindi ci attendiamo insomma che il sabato 10 marzo sicuramente Sala Tobino si riempirà di molte persone. Incontro rivolto in questo caso più alle famiglie, alle scuole, come è stato strutturato? È aperto a tutti, quindi diciamo noi chiaramente abbiamo divulgato la cosa sia nelle scuole, però ecco, anche se vengono i genitori è aperto a tutti, non è... Certo, l'obiettivo è sensibilizzare tutti. Su come trattare il tema e come insomma, comportarsi anche in questi casi. Esatto, poi sì, come dicevi te, ci sono i laboratori, come tutti gli anni ci sono dei laboratori gratuiti per... gli incontri sono tutti a ingresso libero, sono certo, aperti. Certo, questo l'abbiamo dato pure. No, perché a volte non è così scontato, no? E anche i laboratori invece sono, anche quelli sono gratuiti e sono rivolti ai bambini e ragazzi, anche quelli sono già tutti già pieni. Si svolgeranno alcuni anche al Centro Culturale Agorà, con cui anche lì abbiamo instaurato una collaborazione, quindi c'è un loro laboratorio che è entrato dentro il nostro festival e noi a nostra volta abbiamo un laboratorio che è entrato nella loro programmazione. E questo appunto per quanto riguarda i laboratori, ci tengo, ecco, ci sono due laboratori che ormai ci seguono dall'inizio del festival, quindi da 4 anni fa, che sono: uno è la parte dello spettatore, rivolto praticamente a tutti quei giovani che vogliono avvicinarsi al teatro ma anche averne una visione più consapevole. E quindi c'è un percorso dove un gruppo di ragazzi visiona alcuni degli spettacoli, ne fa una relazione, aiutato, è un laboratorio condotto dalla redazione di Lo Sguardo di Arlecchino, in primis Igor Vazzaz, e quindi diciamo da questo percorso poi diventano più consapevoli della loro visione, no?
Una sorta di osservatorio. Di osservatorio, insomma, no? Quindi verranno fatte anche le recensioni, poi le recensioni vengono messe su appunto lo sguardo di Arlecchino online. E l'altro laboratorio che ci teniamo veramente tanto è il Teatro delle Possibilità, legato a un progetto della provincia che è Impossibile Arte Possibile, che è un progetto addirittura iniziato nel 2005, un progetto che ha visto all'inizio insomma c'erano i fondi e quindi insomma poteva andare avanti senza problemi, poi come ben sai insomma c'è sempre meno, no? Sempre... le cose, quindi diciamo stava rischiando di andare a morire. È un laboratorio di inclusione sociale. Quindi abbiamo cercato di tenerlo in vita e da 4 anni cerchiamo di tenerlo inserito nel festival, dove ci sono 2 giornate, quindi sabato 9 e venerdì 9 e sabato 10 marzo, sempre in Sala Tobino dalle 2 alle 5 di pomeriggio, ci sarà questo laboratorio dove appunto inclusione sociale, cosa si intende? Che non solo partecipano le associazioni dove appunto ci sono vari utenti con varie disabilità o insomma diversità, ma appunto anche la cittadinanza. E questo, guarda, quando negli altri anni ho potuto constatare che quando partecipano persone che non conoscono queste realtà, l'esperienza è veramente ottima, cioè se ne esce quasi gratificante. Cioè, è molto efficace perché c'è proprio si riesce a trovare un'amalgama che ti fa capire anche appunto che le difficoltà alla fine sono solo mentali. Ed è per questo che vi siete sentiti di confermarlo, e anzi è uno dei punti forse più, ci teniamo tanto, più importanti. Sì. Per quanto riguarda il teatro, ne parlavi poco fa, no, del rapporto anche con i giovani, ora è una domanda forse più da attrice o di chi fa parte di una compagnia da tempo, si riesce a coinvolgere nuovi ragazzi? Il teatro riesce ad avere ancora questa funzione calamita, no, per portare sul palco come no? Guarda, nuovi volti? Certo, noi facciamo anche tanti corsi, no? Laboratori nelle scuole, ma anche corsi diciamo pomeridiani e serali. E negli anni, certo, siamo riusciti a coinvolgere ragazzi, abbiamo uno spettacolo che io amo tantissimo, dove siamo riusciti a portare in scena 20 attori, tra cui bambini fino a persone di una certa età, che era poi legato a un tema molto sentito, che è quello della Shoah, e quindi era Visita a Terezin. È uno spettacolo che appunto in 20 sul palco tra bambini e adulti, uno spettacolo quindi che ha portato proprio in scena i bambini, e erano ragazzi dei nostri corsi. Erano ragazzi dei nostri corsi che noi insomma abbiamo, diciamo, gli abbiamo fatto fare questa esperienza, un'esperienza che ancora oggi ci ricordano con piacere, certo, perché poi sono cresciuti ovviamente. Ovviamente, quindi è rimasta dentro di loro e poi immagino c'è chi avrà coltivato ancora questa passione per il teatro. Allora, torniamo un attimo alla cronaca, poi proseguiamo con anche gli altri appuntamenti del festival. Allora, intanto c'è questa notizia, ribattuta poi anche sulle testate online, abbiamo parlato anche noi, 1 mese di sosta gratis, siamo ancora a Lucca, da lunedì parcheggi liberi dalle 18 alle 20, solo entro le mura, comune ok a Confcommercio, ma ora caccia 10.000 euro per colmare i mancati introiti. Questa è l'iniziativa dunque per stimolare anche, no, l'arrivo e il commercio in una fascia oraria piuttosto sensibile. Controlli sui bus pochi e rischiosi, e com'è difficile incassare le multe, arriva l'allarme di Zavanella della CTT, della compagnia dei trasporti locali, verificatori spesso assenti per le aggressioni subite. Purtroppo ci sono allarmi sempre più frequenti su questo, sia sugli autobus che sui treni. SOS Criminalità, la notizia che abbiamo letto insieme anche poco fa, furto in casa di giocatrici Gesam, via PC e oro, ladri in fuga con l'auto, lo sfogo della Brunetti, ci hanno lasciato tantissima, tantissima paura. E poi in basso lo scandalo doping di cui si è parlato tanto, gli ultimi sviluppi, interrogati altri giovani ciclisti ma fanno tutti scena muta, gli indagati sfilano in questura, oggi ne saranno ascoltati altri, poi toccherà ai Rumsas, appello a vuoto, nessuno ha raccolto l'invito del procuratore a votare il sacco, insomma per adesso non parla nessuno e non emergono evidentemente novità eclatanti.
Allora, qua l'articolo ovviamente dedicato alla clamorosa causa dell'ex assessore Chiari. Sono stato rovinato dai magistrati, devono risarcirmi oltre 6 milioni. L'ex assessore chiede i danni al PM e al GIP che lo arrestarono. Lo vediamo qua, 68 anni, punta il dito contro i magistrati e lo Stato. Causa civile davanti al competente tribunale di Genova. Calcio alla testa durante la partita, ho temuto che potesse morire, il caso la rissa che è scoppiata in un campo da gioco, testimonianze dell'aggressione nell'oltreserchio atletico Carrara, lo striscione che è spuntato, no alla violenza, una vita vale solo 6 giornate, questo ovviamente è il tono polemico per la decisione che è stata presa. Allora vediamo anche sulle altre testate, veniamo al Tirreno della cronaca di Lucca, poi vedremo anche le notizie che arrivano dal resto della provincia. Il Tirreno, questa è la prima, intanto stazione paura e degrado, non solo droga, il racconto di chi lavora e vive nella zona della stazione cittadina. E poi legame tra Lucca e il Carnevale, nascono dagli orafi lucchesi i premi del Carnevale di Viareggio, l'attività storica della famiglia Ghiselli, i titolari dell'oreficeria con le statuette del Burlamacco, lo vediamo in questa fotonotizia. E poi, sempre in prima, la notizia di poco fa, si parla ovviamente di sosta gratis dal lunedì 26, sarà attiva negli stalli blu del centro per un mese, dalle 18 alle 20. La notizia d'apertura, qui vedete l'inserto interno locale del Tirreno, si parla di eventi, le manifestazioni, calendario Vivi Lucca, c'è l'ok per 222 eventi, proposte triplicate rispetto al 2016, a fine giugno arriva un nuovo bando, arriverà il Festival Basso 2018, il raduno delle Jaguar e tornerà la Miglia Miglia, insomma tantissimi appuntamenti che vengono confermati, la grande notte poi del 28 luglio, insomma si fa un po' il punto su tutte le iniziative e direi insomma che viene da dire bene, no? Quando si moltiplicano in questi casi. Non sembra, ma Lucca è molto viva, eh? Ce ne sono abbastanza, secondo molte te. Attività, sì, a volte mi sorprendo quando leggo, no? A volte su Facebook, Lucca non c'è niente, non si fa mai niente, dico ma non so, forse non sono ben informati, perché invece di cose ce ne sono molte e anche appunto molto trasversali, no? Quindi c'è magari il teatro che interessa una parte, magari c'è appunto il raduno. La musica o lo sport. Esatto, quindi molte attività, bene, bene. Questo forse troppo in estate, secondo te, si riesce a amalgamare forse un po' meglio, a destagionalizzare, come si dice, a portare più avanti la stagione? Mi sembra che le amministrazioni hanno sempre cercato, insomma, di un pochino, per quanto è possibile, no? Non lasciare dei buchi, ecco. Ecco, per non lasciare l'anno. Scoperti mesi poi, interi. Per quanto è possibile, per esempio il nostro festival, farlo d'estate non sarebbe utile perché è proprio anche rivolto alle scuole. Certo, quindi l'ho fatto in un periodo, in questo periodo. Che comunque anche gli altri anni, per esempio, lo facevamo a fine marzo, anche qui insomma per esigenze ci siamo spostati a fine febbraio. Per quanto riguarda il teatro principale, insomma il Giglio, Esploit del Giglio fra prosa e grande lirica, lo leggiamo in questo box, l'ultimo fine settimana è stato all'insegna dei grandi successi per il teatro del Giglio, impegnato su 3 fronti teatrali, mentre in casa si registravano 3 sold out per Father and Son con protagonista Claudio Bisio, c'erano anche altri 2 importanti teatri dell'Emilia Romagna, il Municipale di Piacenza e la Alighieri di Ravenna, che hanno accolto le ultime 2 produzioni liriche appunto del teatro lucchese del Giglio, quindi insomma per chi ama la scena sicuramente è una buona notizia. C'è molta sì, evidentemente sì, il pubblico offerta. Anche lucchese, ma lucchese intendiamo poi di riferimento di tutta la zona, la provincia e oltre, recepisce bene anche questi eventi, per voi insomma penso bene, sia una buona notizia. Andare a teatro, esatto. Allora abbiamo pochi secondi prima di fermarci nuovamente, rapidamente vi leggo ancora l'articolo sosta gratuita per 2 euro, lo ricorda chiaramente anche il Tirreno, però soprattutto vi volevo segnalare il reportage della redazione del Tirreno di Lucca, alla stazione ora passa il treno della paura, droga e degrado, le storie di chi vive e lavora nella zona, all'hotel Rex da qualche tempo il portiere di notte chiude l'entrata a chiave, ci chiedono di poter entrare e dormire gratuitamente, l'epicentro dei problemi al parcheggio ex scalo merci, le donne dopo le 20 hanno paura di andare alla macchina, ci sono i racconti appunto di chi lavora nella zona, di chi ci vive, di chi la frequenta tutti i giorni, insomma per lavoro, e queste sono le testimonianze, insomma, e chiaramente c'è la richiesta di maggiore sicurezza e controlli più efficaci.
Pochi istanti, come dicevo, di pausa, tra poco ci ritroviamo insieme, ultima parte di Buongiorno con noi, a tra poco. Ben ritrovati, siamo ancora insieme a Buongiorno con noi, insieme a Tiziana, per insomma scandagliare un po' tutto questo panorama che è il Festival Teatro Lucca Festival di quest'anno. Hai parlato degli incontri, hai parlato dei laboratori artistici e anche concorsi. Cerchiamo di chiudere esatto, un po', no? Esatto. Il Abbiamo quadro anche dell'offerta. Un concorso artistico rivolto appunto a tutte le scuole di ogni ordine e grado, dove i bambini e i ragazzi si cimentano, diciamo, su un tema che noi ogni anno diamo, che quest'anno è Sogni in scatola, e ci presentano il loro lavoro. Noi organizziamo una mostra che quest'anno verrà fatta all'Agorà, nel chiostro, con l'inaugurazione martedì 27 febbraio. E durerà fino al 10 di marzo, quindi sarà visibile a chi vorrà insomma andare a vedere questi lavori che fanno i ragazzi, che devo dire che tutti gli anni ci portano cose veramente sorprendenti. Ogni anno chiaramente il tema cambia e quindi ogni anno si cimentano, ma arrivano con dei lavori spettacolari. Ti dico che già in ufficio ho una scatola enorme che non so nemmeno bene come posizionare, e ora vedremo insomma, però per dirti insomma che ci mettono veramente della creatività. E questo per quanto riguarda il concorso. Poi ecco l'altra giornata, diciamo, perché il festival ha anche degli eventi collaterali, no? Che noi abbiamo denominato uno, per esempio LTF in scena, che si svolgerà ad Arte il 20 di marzo, proprio in collaborazione con il Comune di Capannori, dove i ragazzi delle scuole, dopo che hanno fatto un percorso con noi, un percorso laboratoriale teatrale che li ha portati a sviluppare uno spettacolo, presenteranno i loro lavori. Quindi è una giornata pienissima, perché dalla mattina fino praticamente alla sera, perché sono tante le scuole che hanno aderito a questa iniziativa, quindi ci avremo la primaria di Lunata, poi la primaria del Fiorentino, sempre di Capannori, ci abbiamo San Filippo, sempre la primaria di San Pietro a Vico, e la secondaria di primo grado di Santa Maria a Colle, con due classi, quella proprio in serata. Quindi una giornata pienissima, dove i ragazzi avvisionano, oltre a mettere in scena il loro lavoro, guarderanno almeno uno o due spettacoli insomma degli altri compagni. Quindi anche un modo insomma per oltre fare teatro, anche sempre anche lì per avvicinare anche alla visione, no? Perché il teatro quindi non è proprio una full immersion, una come full si immersion. Direbbe questi, esatto. In questi casi. E poi l'altra, diciamo, evento collaterale che portiamo avanti con il festival è LTF in tour. LTF in tour praticamente sono i nostri spettacoli che vanno fuori, si avvicinano, diciamo, a quelle realtà dove è più difficoltoso, non tutte le scuole siccome hanno i mezzi, no, di spostarsi, venire verso Lucca. Quindi in quel caso siete voi. Siamo noi che andiamo. Siamo noi che andiamo. Ma anche fuori provincia. Quest'anno ci hanno chiamato fuori provincia. Infatti il giovedì 22 marzo siamo al Teatro Comunale Verdi di Santa Croce sull'Arno con il Berretta Sonagli, proprio per le scuole superiori della provincia di Pisa. E giovedì 29 marzo invece siamo stati inseriti dentro il cartellone di Teatri Cascenari per il Teatro delle Famiglie con il Sorriso della Gioconda, che è uno spettacolo ispirato al genio di Leonardo da Vinci. Ecco, questo diciamo un pochino tutto questo quello che... Questo è un segnale, no, positivo di crescita e di espansione. Insomma. Ma il festival, guarda, che a livello nazionale ci conoscono, ormai siamo al quarto quindi anno. Quindi obiettivi per gli operatori. Il quinto anno verrebbe da dire, so che dovete ancora iniziare il quarto, però... Ma si comincia subito a lavorare. Esatto, l'obiettivo è anche proprio questo, puntare a allargare allargarsi ancora di più, sì, quindi coinvolgere ancora più comuni, e questo diciamo è anche un pochino quello che noi ci aspettiamo, insomma, che non rimanga solo all'interno delle mura, ma che vada a parlare a più realtà, no? Quindi sul territorio, ma anche... Intanto c'è da dire che si è consolidato, no, sul nostro territorio, e quindi questo è già il dato di partenza. Sì, ormai penso che da sia parte un appuntamento delle istituzioni, che non, no, si può... C'è anche stato proprio una buona collaborazione. Sì. Da subito le istituzioni ci hanno appoggiato, il progetto è piaciuto, il Teatro del Giglio in primis, che ci ospita e collabora con noi, no? Nel senso è uno scambio, quindi sì.
Comunque tutto il programma, dicevo, sta sul sito, ricordiamolo così, sì, ecco, chi... che è www.luccateatrofestival.it. E quindi lì c'è tutto il programma, ecco, se uno insomma vuole andare. Vi troviamo anche sui social? Certo, abbiamo la pagina Facebook sia della compagnia, che è La Cattiva Compagnia Lucca, e se no appunto la pagina Facebook di Lucca Teatro Festival. Io volevo anche ringraziare, certo, i miei... Certo, tanto abbiamo ancora tempo. Ah, abbiamo tempo, perfetto. Stamattina sono qui da sola, di solito venivamo in due, quindi saluto insomma chi è rimasto a casa, che collabora con, all'interno del festival in modo molto attivo, il presidente in primis della Cattiva Compagnia, che è Giovanni Fedeli, e Elisa D'Agostino, l'altra mia collega, che insomma, diciamo, il festival, diciamo, è portato avanti da noi, poi anche da altri. Certo, però, di squadra, però insomma, però poi diciamo quelli punte... il nucleo forte, il cuore, diciamo, che siamo noi. E allora li salutiamo, no? Certo, e li facciamo no. In bocca al lupo come a tutti per il lavoro che vi aspetta. Grazie. In queste settimane. Poi adesso vorrei rilanciare anche alcuni appuntamenti per ricordare i primi. Sì. Prima però do di nuovo uno sguardo alle notizie di cronaca. Quella che abbiamo letto poco fa sulla prima pagina del Tirreno, sulle attività storiche di Lucca che si legano in qualche modo a Viareggio. Da Lucca i premi per il Carnevale, la gioielleria Ghiselli da via San Giorgio a Burlamacco e Puccini. Perché? Perché ha realizzato appunto le opere, i premi su Puccini per il festival e anche per ovviamente il Carnevale di Viareggio con Burlamacco. E poi i miei Stones portano bene, questo è il commento di Mimmo D'Alessandro, organizzatore del Summer Festival. D'Alessandro sul carro premiato a Viareggio, questo è il carro dei Rolling Stones di Luca Bertozzi, Satisfaction, che è arrivato primo in seconda categoria, e c'è il plauso proprio di Mimmo D'Alessandro, che è reduce da quel successo mondiale del concertone dei Rolling Stones. Qualcuno, non so se hai visto il carro, se sei stata al Carnevale, stata, no. Però è davvero molto bello. Qualcuno, sia lucchese che viareggini, hanno detto queste maschere dovrebbero stare sulle mura a perenne ricordo di quel concerto, che è stato insomma un evento mondiale. È stato un evento unico, direi che rimarrà nella storia, quello è inevitabile. Non so se sarà proprio possibile mettere sulle mura lo schermo di Bertozzi, però penso incontrerebbero un po' di resistenza. Penso anch'io, però sarebbe divertente provarci. Allora, a proposito di Carnevale, ci porta sul Tirreno di Viareggio. La prima, eccola qua. Intanto, notizia d'apertura sulle nostre tasche: RC Auto sempre più salata, aumento record al forte, ma in alcuni comuni si risparmia, poi lo vedremo. Però a proposito di Carnevale, questa è una notizia un po' che ha fatto il giro dei social: i carri già in vendita sul web, Carnevale chiuso da pochissimi giorni, e Fabrizio Galli, che vediamo in questa foto, mette all'asta su Facebook il suo La Pace di Cristallo, e ovviamente si sono già divisi, no, i viareggini, con commenti su questa immediata vendita dei carri quando il Carnevale è finito da pochissimi giorni. Ecco, no, questa è la pagina d'apertura, ecco, ve la mostro: i nostri soldi, impennata RC Auto, ecco quanto si paga, la spesa media è 600 euro annui, 40 euro in più del 2016, a Forte dei Marmi in particolare, dove il prezzo medio è più alto, 764, la media in Versilia è di 601. E poi andiamo appunto a vedere le ultime pagine, perché ormai siamo veramente in chiusura del periodo di Carnevale. La foto è quella del Kim, della Pace di Cristallo di Fabrizio Galli, arrivato terzo al Carnevale, e poi i carri sono già in vendita sul mercato della cartapesta. Fabrizio Galli è il primo a mettere all'asta sul web La Pace di Cristallo. Col nuovo bando carri mascherati in concorso sono tornate di proprietà dei costruttori, alla fondazione resta il diritto di prelazione, e il dibattito ovviamente si apre anche su questo e sull'opportunità appunto di lasciare poi tutti gli introiti della vendita dei carri ai carristi. E poi andiamo su Forte dei Marmi, perché c'è questo caso, insomma, di cui si parla ormai da anni. Via al processo sul caso Caprai, ma il comune non si presenterà. Si terrà domani l'udienza per la richiesta di risarcimento danni avanzata dall'imprenditore umbro per la boutique mai aperta a Palazzo Quartieri. L'ufficio legale del comune di Forte dei Marmi, che dice l'atto notificato non è valido. Insomma, una querela che va avanti ormai da anni, ormai alle carte bollate. Siamo quasi in chiusura. Allora, Tiziana, prima di salutarci, ricordiamo i primi appuntamenti. Certo. Per fare una carrellata, visto che sono due settimane di eventi, ma si parte questa domenica, l'abbiamo detto all'inizio. Questa domenica a Porcari, all'Auditorium Cavanis, quindi alle 17 di domenica pomeriggio, andrà in scena Ok Robot.
vi aspetto numerosi, insomma, aspetto che tutte queste famiglie vengano con i bambini, e questo è il primissimo appuntamento. Poi chiaramente gli appuntamenti, diciamo, avvertono su nella settimana che si apre per le scuole, quindi ci saranno gli spettacoli al Teatro San Girolamo. Inizieremo mercoledì 28 con Racconta la rovescia, proseguiremo fino alla fine della settimana per poi ripartire, e gli incontri, diciamo, quelli più importanti si svolgeranno venerdì 9 marzo con appunto la presentazione e l'incontro con Ottorino Becco di Rame, e sabato 10 marzo sulla dislessia, questo in Sala Tobino di Palazzo Ducale, tutti e due gli incontri alle ore 17. Diciamo queste, diciamo, le cose importanti, ecco, che ci tengo a sottolineare. Noi ci auguriamo ovviamente, insomma, che sia un'edizione che consacri sempre di più, no? la manifestazione e la partecipazione, però mi sembra di capire che sarà sicuramente alta, viste le adesioni che avete ricevuto. Dal primo anno è sempre stato un crescendo. È sempre stato un crescendo di pubblico che ha confermato, insomma, che quello che stiamo facendo è un'ottima cosa e che quindi dobbiamo proseguire. Questo, insomma, nostro malgrado. Sia la soddisfazione, no? Più grande quando arriva la risposta positiva, esatto, del pubblico. Allora, noi ci salutiamo, ci diamo la rivederci, magari ci rivedremo, sì, a termine della manifestazione per capire com'è andata, e magari se riusciremo, insomma, anche a essere lì quando ci sarà la guest star di questa edizione, no? Ottorino Becco di Rame. Giusto? Esatto. E a raccontarlo e mostrarlo anche noi ci farà piacere. Ringrazio Tiziana Rinaldi della Cattiva Compagnia per essere stata con noi. Il saluto va a tutto il gruppo di lavoro. Noi ci fermiamo qua con Buongiorno con noi. L'informazione torna con la prossima edizione del TG Noi. Buongiorno con noi torna invece domani mattina, come sempre. Grazie per essere stati con noi e buona giornata.